presupposti che sono di condanna nei confronti dell'imputato. Io parlo a lei che mi conosce perché è stato anche tra i giudici. Purtroppo per lei sì. Il processo di Bologna, anzi, non fu trattato male da lei, altri mi trattarono malissimo. Il problema è questo: quando è che si può affermare che la pulizia del pensiero sia tale soltanto perché si esprima attraverso gli strumenti, da quelli mediali a quelli di opinione pubblica? Sappiamo perfettamente che l'opinione pubblica è costruita dai media, lo sappiamo che cos'è. Non sarebbe oppure, opinione pubblica, è una cosa. Esatto, no. E quindi è il prodotto finito di certe operazioni. O dall'intervento massivo in cui non c'entrano i governi, quanto la magistratura a cui sono delegati quei poteri, e lei prima ne parlava, che sono addirittura abnormi ed esagerati. E se questo problema abnorme ed esagerato viene nelle mani di chi ha un pregiudizio nei confronti dell'imputato per motivi politici, dove si va a finire? Alla condanna, non all'assoluzione. Quindi che il professor Pallavidini sia felice di essere stato assolto, perché io lo avrei visto, come lo vedevo ancora qualche tempo fa, condannato. Era un voler mettere a punto quella che è professor Signorelli, quello io stavo dicendo, non so se mi sono spiegato, era sostanzialmente questo il problema. E lei si è spiegato, io ho voluto renderlo esplicito attraverso un parlare meno corto. Va bene, quindi si è d'accordo. Si è, fondamentalmente, sostanzialmente si è d'accordo. Io volevo fare ancora una precisazione. Teniamo conto che tutto questo, questa pressione sulle opinioni politiche espresse in classe che condizionano i bambini, eccetera, eccetera, la scuola italiana oramai da 15 anni a questa parte, per iniziativa dei sindacati, funziona soltanto su un unico punto: propaganda politica antiberlusconiana. Basta. È quello che fanno normalmente soprattutto i colleghi di lettere, storia e filosofia. E quando ha rivinto l'elezione del 2008, immediatamente gli studenti del Dazeglio, ma dietro c'erano dei vari insegnanti, hanno chiesto un'assemblea contro Vago, erano tenuta dal preside. Felicemente, insomma. Più condizionati di così su di un punto molto concreto. Ma vede, quando parliamo di opinione pubblica che viene costruita, intendiamo dire proprio questo. E chiaramente la totalizzazione, il sistema totalizzante, è tanto più totalizzante quanto più si cerca di omologare le idee. E soprattutto omologare la produzione delle idee. In un sistema pluralistico, evidentemente il rischio è molto minore che in un sistema ingessato come quello attuale. È un dato di fatto obiettivo. Cioè, se io e lei dobbiamo necessariamente intrupparci in un certo sistema, perché altrimenti non abbiamo nessun altro spazio per esprimere la nostra idealità, evidentemente poi finiremo per contrastarci violentemente, per imporre io le mie idee sulle sue, cadendo ogni elemento di mediazione intermedio. Qui non è il problema di berlusconismo o antiberlusconismo, è che se riduciamo la situazione a due individui l'un contro l'altro armato, prevarrà chi è più forte, non sempre sarà la forza della ragione a prevalere, ma potrebbe prevalere in questo caso la ragione della forza. Ed allora, se i sindacati riescono ad imporre travaglio, qualcun altro potrebbe imporre qualcos'altro, ma non avremo mai un dibattito che abbia delle mediazioni, avremo soltanto lo scontro
eventualmente tra due carismi. Non è la migliore delle cose. Io volevo chiederle, ma secondo lei è possibile individuare una forma di intervento all'interno, diciamo, della definizione delle fattispecie di reato per evitare maggiormente questi problemi, cioè problemi come quelli del processo al professore? Io intanto eliminerei la gran parte dei reati d'opinione, proprio perché di opinione, e quindi facilmente manipolabili da chi abbia il potere, perché poi c'è da distinguere il potere formale dal potere materiale. E quindi il reato d'opinione è uno strumento pericoloso, in ogni caso e per chiunque, perché oggi lo posso utilizzare io che detengo il potere, domani potrebbe essere utilizzato contro di me perché il potere lo detiene qualcun altro, quindi già questo dovrebbe portare a diffidare di un simile tipo di strumento. Ma è nella Costituzione. La Costituzione, noi abbiamo un articolo finale che rimane sempre quello, che prevede una feroce azione nei confronti di chi la pensa in maniera diversa. Parlo della ricostituzione sotto le varie forme del Partito Nazionale Fascista. Quindi laddove io mi sentissi fascista, io sono andato oltre, andrò sempre oltre, io sarei un escluso dalla Costituzione. E allora che cosa vogliamo dire? Che su quella norma costituzionale si innesta addirittura le leggi speciali come la Mondiglioni Mancino. Eliminiamo l'opinione dall'opinione che porta a dei fatti. Cioè, se l'opinione poi si traduce in fatti contrari all'ordinamento, come so io, andare a mettere una bomba non è il caso suo, perché l'abbiamo stabilito. Non sono venuto fuori, dopo 10 anni non sono venuto fuori. Beh, per quel che mi concerne ne era venuto fuori molto prima, a prescindere comunque da questo, l'andare a mettere una bomba non è senz'altro un reato d'opinione, questo me lo vorrà consentire. Io parlavo di... cioè anche una bomba ideologicamente piazzata, è appunto, ma la ricostituzione del partito fascista a cui si riferisce la Costituzione è qualcosa di diverso probabilmente dal professare certe idee, a meno che queste idee non si traducano in fatti contrari all'ordinamento. Ma io sono stato soprattutto comunque una costituzione che è onesta come la nostra è una costituzione onesta, perché all'articolo 3, dopo aver enunciato al primo comma il principio d'uguaglianza, al secondo comma dice che la Repubblica dovrà attivarsi per renderlo effettivo, quindi riconosce che questa uguaglianza non c'è, quindi una certa onestà gliela dobbiamo pur riconoscere. Con leggi che lo regolano, come per il diritto di sciopero, che ancora non ha visto leggi attuative. Ma è diverso. È diverso il fatto che non sia stata realizzata. Ma giustamente diceva che lui era andato oltre, effettivamente a me pare che proviamo ad andare oltre, perché poi sopra tutto questo arrivano altre cose, altre repressioni terribili, di cui diciamo il caso. Pallavidini è un segnale positivo. Il caso Pallavidini è il piccolo campo di battaglia che ripete tutte le difficoltà della guerra vera, parliamoci chiaro. Perché se io stabilisco per legge che non ci deve essere stato, non dico, poi sarà problema ad accertarlo, sarà problema di chi lo accerterà, il genocidio degli armeni, evidentemente io ho posto un'ipoteca alla ricerca storica e alla libertà di opinione, che tra l'altro qui è un'opinione fondata sui fatti che dovranno essere accertati in un certo modo. Cioè il negazionismo in qualsiasi direzione si esplichi è comunque l'altra faccia della medaglia del volere a tutti i costi affermare l'esistenza di un fenomeno normativamente. Se non c'è da parte di chi dovrà essere manipolato, perché poi una manipolazione la dovrà sempre subire, per diventare opinione pubblica,
una capacità critica nei confronti di ciò che gli viene detto, della ricerca che gli